sia per la rubrica musica di Parola e Libertà, abbiamo il piacere di intervistare oggi Fiorenza Calogero. Allora, questa conferenza stampa in cui c'è la presentazione del disco, ecco, ci vuoi parlare un attimino quale percorso hai fatto per arrivare alla produzione di questo disco che, se non erro, è prodotto integralmente da Enzo Ricciardi. È prodotto da Andrea Ragusa, che non è più Mantella, Enzo Ricciardi ha scritto tutto il disco, e lui che ha scritto, ha mangiato, di dire tutto il brano. Il mio percorso artistico inizia 20 anni fa con Roberto Di Simone, poi da quel giorno per fortuna non mi sono mai fermata, mi sono dedicata sia al teatro sia alla musica con i progetti da solista, questo è infatti il quarto disco. E come sono arrivata a questo disco? Con un lungo percorso soprattutto interiore, venendo dalla canzone popolare, popolaresca, a un certo punto ho sentito proprio la necessità di potermi esprimere con un nuovo linguaggio che però non si allontanasse dal mio precedente percorso. E poi Andrea Ragusa, dopo pochi mesi di nata mia famiglia, quindi parliamo di 3-4 anni fa, mi disse che ero pronta per realizzare un CD dal vivo, e poco dopo poi è arrivata la bellissima notizia che questo disco me lo avrebbe scritto fuori e cantabile. Essere interprete oggi non è facile, perché o ti dedichi alla tradizione, perché la tradizione è bella tutta, oppure è difficile poi trovare una provocazione. E per me ricevere questo regalo da Enzo è stato un sogno che è stato realizzato, essendo Enzo per me, come Andrea, prima un amico, ci conosciamo da tanti anni, abbiamo sempre comunque collaborato. Quindi eravate produttore in comune, è stato semplice. Per me loro sono una mia seconda famiglia, perché è un'amicizia che dura da tantissimi anni, e come tutte le famiglie a volte ci litighi, a volte ci vai d'accordo, però poi alla fine la famiglia si riunisce. Per fortuna invece poi arrivata questa bella notizia, io in questo percorso che voglio fare Fiorenza non mi voglio abbandonare, e di nuovo non attraverso. Benissimo. Allora, ci dicevi che in conferenza stampa è stata un po' una crisi prima di arrivare a questo, però questa crisi non va aiutata a cogliere è un auspici, perché hai detto una bambina. No, è inevitabile, si fa un percorso artistico, non vivere legate a quello che vuoi fare per un futuro. Ho avuto una crisi come tutti quelli che fanno questo tipo di lavoro hanno, e ogni crisi poi è sempre per una crescita, per fortuna poi le crisi, no? dopo la tempesta c'è sempre il sole, quindi è stata una crisi che poi ha prodotto un tardare sole, è stata una crisi che da un punto di vista proprio lavorativo mi ha un attimo fermata, non lavorativo di esecuzione, perché io di questo vivo, di questo campo, quindi se non lavoro non altro, ma parlo proprio di un lavoro proprio di realizzazione, prospezione lavorativa. Mi sono un attimo fermata, nel frattempo sono diventata mamma, e nel frattempo poi ho lavorato a questo disco. Adesso vorremmo un attimino chiedere, dato che hai fatto anche un percorso di scelta, un percorso di anni anche teatrale, sì. Vorremmo capire un attimino che differenze ci siano tra l'emozione che dà il teatro e la musica. Ma il teatro è diverso in parte dalla musica. Quando si va in scena, dietro alla prima di uno spettacolo ci sono due mesi di prove, vivi ogni sera l'emozione come se fosse sempre la prima volta. Diciamo che non
c'è tanta differenza tra musica e teatro, vedo una leggera differenza tra il teatro e il cinema. La musica è... L'emozione è la stessa. La differenza tra musica e teatro, per esempio, io vivo la musica come una cosa che faccio innanzitutto per me stessa, cioè io attraverso la musica riesco ad esprimere il mio essere. Riguardo invece il teatro, e lì vado a recitare la parte e quindi seguo le indicazioni di un regista, di un comico. C'è questa differenza artistica, però le emozioni sono poi per le stesse, oltre che l'impegno e l'amore per il lavoro che si deve fare. Come diciamo domanda conclusiva, volevo sapere da Fiorenza se c'è un personaggio della musica popolare napoletana che lei diciamo si identifica oppure coglie qualche elemento personale rispetto. No, non mi identifico con nessuna delle mie colleghe di oggi o straordinarie artiste del momento. Sono non mi piace identificarmi, anzi il mio lavoro è la mia strada che sia mia e basta. Ascolto la musica dei miei colleghi perché sono una curiosa, mi piace sempre una cartina. Poi per fortuna con le mie colleghe ho un bellissimo rapporto, mi stimo tutte, ma identificarmi no, non mi è piaciuto potermi identificare, ma trovare la mia strada, questo sì. Certo, bisogna sempre fare un lavoro personale, poi magari cogliendo alcuni aspetti degli altri, però identificarsi sempre in casa. E facendo un riassunto della tua conferenza stampa, che a noi è piaciuta moltissimo, a me sembra che posso fare un parolissimo, anche uomo di teatro, perché ho un lavoratore di teatro di bambini 9-10 anni, mi è sembrato che tu comunque stai facendo, stai percorrendo, grazie a questo cittadino, auguriamo una strada magari che ti condurrà verso una figura che oggi non tanto si vede, ma a me mi si è sembrata con visualità e aspetto la futura Angela Luce. E quindi noi ti auguriamo di fare magari un percorso superiore a lei. Ma devo dire che in tutti questi anni mi hanno sempre detto, sia gli addetti ai lavori che gli amici, che anche nell'aspetto fisico di somigliare molto ad Angela, che è una mia amica e che è un'artista che io voglio un bene pazzo, ma chissà, io nel frattempo seguo la strada, seguo il mio sogno, però diciamo che non tanto mai ad arrivare, uno c'è proprio solo, però diciamo avere questa scia importante da perseguire e migliorare questo, ma come sempre, quindi dicevo tu anche gli esami contribuiscono. Va bene, ringraziamo Fiorenza per questa bella intervista. Grazie. E per la rubrica musica di Parole e Libertà. Ecco.